Malachia 3, dal versetto 13. Gloria a Dio. Ripeto, Malachia 3, dal versetto 13. A Dio la gloria. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite: che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è inutile servire Dio, e che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano, sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'uno all'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Versetto 18. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Vogliamo dare gloria a Dio per la sua parola. Il profeta Malachia, da parte del Signore, esordisce in questa ultima sezione del suo libro con un aspro rimprovero nei confronti del popolo di Dio. Ora, fratelli, noi vogliamo anzitutto ringraziare Dio per le parole dolci che Dio ci rivolge, perché possiamo dire che il nostro Dio è un Dio amorevole, è un Dio pieno di dolcezza, di compassione. In altre parole, Dio le cose ce le sa dire, vero? Ci sa tirare bene le orecchie, ci sa riprendere. Ma gloria a Dio anche quando ci rivolge un messaggio che apparentemente può sembrare aspro, duro, difficile da sopportare, da udire, perché finché si tratta di complimenti, di pacche sulle spalle, di vai avanti, io ti guarisco, io ti soccorro, allora gloria a Dio. Ma quando poi subentrano un po' le orecchie tirate, il rimprovero, allora siamo un po' tutti scossi. Però credo che tutti noi conveniamo nel dire che è meglio cadere nelle mani del Signore che nelle mani degli uomini, perché pure i rimproveri di Dio sono belli. No, dicevo, pure i rimproveri di Dio sono belli, perché la Bibbia dice che Dio riprende chi? Tutti coloro che Egli ama. Quindi quando siamo ripresi, quando c'è la riprensione, quando siamo rimproverati, significa che Dio ci ama, ci attenziona, ci vuole del bene. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, e vi siete presentati a me con parole durissime. E il popolo risponde: ma che abbiamo detto contro di te, Signore? E come che avete detto? Voi avete detto, dice il Signore, che è inutile servire Dio. Che vantaggio ne trae l'uomo nel seguire i precetti del Signore? Il popolo di Dio aveva fatto un sondaggio e aveva visto che gli empi, i malvagi, gli impostori prosperavano, andavano, come dire, di bene in meglio. Quindi a questo punto dicevano gli ebrei, il popolo di Dio: Signore, qui gli impostori, gli empi prosperano, e noi che ci sforziamo di fare la tua volontà e abbiamo malattie, abbiamo prove, siamo perseguitati, allora è inutile servire Dio. Quanti stasera, prima di continuare, vogliono chiedere insieme a me a Dio: Signore, perdonami. Perdonami per tutte quelle volte che ho pensato che è inutile servire il Signore. Perché tanto alla fine, vedi,
Il sole spunta per i giusti e per gli ingiusti, piove per il peccatore e per il giusto. Alla fine qui gli empi prosperano e chi invece teme il tuo nome soffre ed è perseguitato. Signore, abbi pietà di noi e ti chiediamo perdono. Perché apparentemente in un primo momento sembra che le cose siano uguali per il giusto e per l'empio. Sembra che la via e la vita scorra uguale sia per l'empio che per il giusto. Ma il Signore viene ed interviene ricordando al popolo di Dio di allora e lo Spirito Santo a noi stasera che voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che ti serve e colui che non ti serve. E io stasera voglio dare gloria al Signore, perché ci sarà un tempo in cui questo si manifesterà e si vedrà la differenza che c'è tra chi teme il Signore e chi non lo teme. Quanti credono, fratelli, che questo è il tempo in cui siamo chiamati a fare la differenza? Parlare di differenza in questi tempi o di diversità è un tema scottante, perché non devo certamente io parlarvi di questo, ma sapete benissimo come oggi la diversità è un argomento all'ordine del giorno e vuole imporsi come una sorta di regolarità la diversità. La Bibbia dice che alcune diversità non sono regolarità, ma andrebbero chiamate alcune diversità perversità. Ci voleva un amen. Tuttavia, nonostante noi crediamo che alcune diversità sono perversità, c'è una diversità biblica che invece è fonte di benedizione. Noi siamo chiamati in quanto popolo di Dio ad essere un popolo diverso, che ha un Dio diverso, delle leggi diverse, uno spirito diverso, una forza diversa, una via diversa, un parlare diverso, uno stile di vita diverso, perché, spero vi sia un amen, siamo figli di Dio, lavati col prezioso sangue di Gesù. C'è una diversità pericolosa, c'è una diversità che è devianza, che è perversità e peccato, ma c'è una diversità che è biblica, è spirituale, è fondata nelle scritture. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra chi serve Dio e chi non lo serve. Anzitutto, fratelli, vi siete stancati? Fatemi un cenno appena vi stancate, che io continuo per altri 20 minuti. Anzitutto, la differenza io e voi possiamo farla soltanto se facciamo un incontro speciale con Dio. La mia differenza in questa società e la tua differenza nella tua casa, nel tuo posto di lavoro, tra i tuoi parenti, nel tuo vicinato, è il risultato di un incontro fatto con Dio. Perché altrimenti non potremmo mai emanare il profumo del Signore e la grazia di Dio. La Bibbia dice che proprio perché un uomo si incontrò col Signore ed ebbe la grazia di vedere Dio nella sua vita, quest'uomo fu cambiato in un uomo nuovo. Lo Spirito del Signore, dirà Samuele a Saul, ti investirà. Tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Saul fece la differenza nel suo tempo perché fu ripieno dello Spirito di Dio e cominciò a profetizzare, tanto che tra gli abitanti si disse: ma non è Saul, ma non è il figlio di Chis, ma è perché pure lui tra i profeti. Tanto il Signore lo aveva riempito di Spirito Santo, a tal punto che questo giovane Saul fece la differenza nel suo tempo e tra i suoi contemporanei. Signore, stasera ti preghiamo nel nome di Gesù, riempici di Spirito Santo. Io, fratelli, non so se voi ricordate i fratelli del passato, i fratelli che ora sono col Signore, ve li ricordate ogni tanto voi? Io purtroppo non posso ricordare quelli di Prizzi, perché molti non li ho neanche conosciuti, però ricordo i credenti della mia comunità di provenienza, ricordo i credenti delle chiese che ho curato,
uomini e donne di Dio anziane che hanno fatto profonde, belle esperienze col Signore e che hanno fatto la differenza nel loro tempo perché ripieni di Spirito Santo. E dovunque arrivavano, arrivava Dio. E dovunque arrivavano, arrivava la luce, arrivava la pienezza, il consiglio. C'erano uomini e donne che arrivavano nelle case sfasciate, pronunciavano una parola e le famiglie venivano ristabilite. Fratelli, c'erano donne che si inginocchiavano e pregavano e Dio apriva il cielo e il Signore interveniva. Erano uomini e donne che hanno lasciato il segno nella loro società perché ripiene di Spirito Santo. Voi vedrete di nuovo, sembra che oggi non si veda più questa differenza tra la Chiesa e il mondo, perché i costumi, gli usi, le abitudini, lo stile di vita, il modo di parlare, tutto questo livello spirituale che un tempo era altissimo, ora sembra piano piano essere diminuito. E questo non ci fa niente, non ci fa niente, non ci fa niente, e non ci fa niente, non c'è più differenza tra il mondo e la Chiesa, tra la luce e le tenebre, c'è una sorta di miscuglio, vedo, non vedo, grazia, peccato. Signore, stasera, nel nome di Gesù, riempici di Spirito Santo, perché possiamo fare la differenza nella nostra casa, nella nostra comunità locale, nel nostro vicinato, nella nostra società. E questa differenza è il risultato di un incontro fedele, costante, fatto con Dio. Signore, riempici del tuo Santo Spirito. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra chi teme Dio e chi non lo teme. Non soltanto è il risultato dello Spirito Santo nella nostra vita, ma è anche il risultato, fratelli, di una ricerca. È il risultato, la differenza è il risultato di un desiderio. Ci siete? In altre parole, io e voi possiamo fare la differenza solo se lo vogliamo. E io voglio farvi una domanda stasera: davvero vogliamo fare la differenza in un mondo ammalato, in un mondo dove i principi biblici sono stati distrutti? Veramente vogliamo fare la differenza in una società così compromessa come la nostra, anacquata, diluita, ambigua? Davvero, fratelli, vogliamo continuare a rimanere ancorati nei principi biblici immutabili della parola di Dio? C'è davvero questo desiderio? Perché io leggo nella Bibbia che tre ragazzi, quattro per l'esattezza, furono portati a Babilonia e a questi ragazzi furono presentati le cose più belle del regno. Erano lontani dalla loro città, lontani dai loro parenti, nessuno mi vede, nessuno sa niente, avrebbero potuto fare benissimo quello che volevano, ma quando un certo maggiordomo si presenta a loro e gli dice: guardate che il re mi ha chiesto di darvi questi cibi, questi e quest'altro, perché poi sarete presentati, introdotti nella sala del trono, questi ragazzi dissero: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Noi non vogliamo mangiare questi cibi, a noi non ci piacciono queste bevande, noi non vogliamo consumare quello che consumate voi, noi non siamo babilonesi, noi siamo ebrei, apparteniamo all'Iddio vivente e vero, noi non vogliamo accostarci a questa tavola, fate una prova per 10 giorni, dateci acqua e legumi e poi vedrete come sarà il nostro aspetto. Alla fine dei 10 giorni, è scritto, essi avevano migliore aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Vogliamo dare gloria a Dio stasera? Perché la differenza, fratelli, la possiamo fare solo se lo desideriamo. Soltanto se ricerchiamo la santificazione, soltanto se ci santifichiamo a Dio, io e voi saremo differenti da questa società che va verso una certa direzione, che è la perdizione. Noi vogliamo andare invece verso un'altra direzione, che è il cielo e la vita eterna. Non soltanto la differenza possiamo farla soltanto se ci investe lo Spirito Santo, Saul. Non soltanto possiamo fare la differenza solo se lo vogliamo, Anania, Emise, Lazzaria e Daniele. Ma questa differenza è una differenza che si nota, si vede, è evidente a tutti. Ci fu un uomo malvagio
che un giorno andò dal re Assuero e gli disse, sentite, c'è un popolo, disse Aman al re Assuero, c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e non osserva le leggi del re. Dunque, si interessi il re a non tollerarlo e a distruggerlo. Vedete Aman come presenta il popolo di Dio al re Assuero? C'è un popolo tra le tue province separato, disperso, che ha delle leggi diverse. Pure il malvagio Aman si era reso conto che nelle province di Susa c'era un popolo separato, disperso, le cui leggi erano le leggi di Dio. La nostra preghiera è che apprizzi gli abitanti di questo paese sappiano che in questa provincia c'è un popolo separato. Amen. Le cui leggi sono diverse, perché sono le leggi del cielo, le leggi di Dio, della parola del Signore. Solo allora faremo la differenza. Fratelli e sorelle, sembra che oggi non c'è più differenza. Lasciatemi usare una frase che viene dal francese. Non si capisce più niente. Ma voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra chi teme Dio e chi non lo teme, perché Dio viene e la differenza la si vedrà di nuovo, perché Dio al suo ritorno separerà le pecore dalle capre, ed è scritto che le capre saranno a sinistra e le pecore, linguaggio figurato, saranno a destra. Signore, aiutaci stasera a trovarci tra il popolo di Dio. Vogliamo fare la differenza. Vogliamo, fratelli, differenziarci dal resto della società. Come? Cercando la pienezza dello Spirito Santo, Saul. Amen. Signore, aiutaci a fare la differenza. Come? Desiderandola, bramandola, come Anania, Misele, Azzaria e Daniele. Signore, aiutaci a fare la differenza. Come? Come il popolo di Dio disperso a Susa, separato, le cui leggi erano le leggi del Signore. Dio ci aiuti. Il Salmo 1, in maniera particolare, Esdra, quando fa una presentazione al Salterio, e concludo, dice così: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Questo è il giusto. Sentite come sarà. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Possiamo dare gloria a Dio? Ma notate la differenza. Non così gli empi. Anzi, saranno come la pula che il vento disperde, perciò non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, perché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Chissà che qualcuno stasera abbia detto in cuor suo: ma ne vale la pena servire Dio? Beh, Dio ti dice stasera: perché mi parli in questo modo? Pensi che non arriverà il tempo in cui ci sarà la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi mi serve e chi non mi serve? Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra chi mi serve e chi non lo serve. Quanti credono che chi serve Dio, chi onora Dio, sarà da Lui onorato, benedetto, premiato? Fratelli, sembra questo tempo sembra così indifferente, sembra che Dio sia indifferente, sembra che Dio non veda nulla, sembra che Dio abbia chiuso un occhio e tutto scorre inesorabile. Non è così. A noi Gesù dice: voi vedrete di nuovo, a suo tempo, la differenza che c'è fra chi mi ama e chi non mi ama. Dice: fratelli, allora che dobbiamo fare stasera? Semplice,
dobbiamo amare il Signore, servire il Signore, stringerci al Signore, abbracciare il Signore, rimanere vicino a Lui, perché chi onora il Signore sarà onorato. E presto o tardi la differenza si vedrà. Chiniamo il capo, preghiamo insieme.